Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 68. Finimmo di mangiare, Sara andò in camera sua a finire i compiti mentre io e Este pulimmo la cucina. Teo, come ti senti? Bene, perché? Boh, sembri strano. L'apparenza inganna. Come vuoi, siamo una coppia, potresti dirmi che hai una volta ogni tanto. Est, scusami, ma è da un po' di giorni che vedo sempre quest'uomo tutto vestito di nero e di statura alta. Mi perseguita. Mi ha fatto finire all'ospedale. Sono stufo di tutta questa situazione. Sto perdendo, anzi, ho perso le speranze. Lo so che devo trovare delle risposte, ma non ce la faccio, Est. Almeno da solo non ce la faccio. Non voglio assillarti con i miei problemi. Però una cosa positiva c'è. Sara si sta comportando bene a scuola. E ne sono felice. Un problemino in meno. Teo, i tuoi problemi sono anche i miei. Affronteremo tutto insieme. Non so cosa farei senza di te. Da dove iniziamo? Allora, domani mattina portiamo Sara a scuola e poi andiamo in centrale di polizia a cercare indizi, partendo dalla prima casa dell'omicidio. Allora, sappiamo che ogni omicidio è collegato all'altro. Quindi dobbiamo andare nella casa dove è avvenuto il primo omicidio e forse là troveremo l'indizio di tutto questo casino che si è riversato su di noi. Sono d'accordo con te, Est. E se non troviamo nulla? Non partire con questo presupposto. Dobbiamo avere almeno un briciolo di positività, se no non ce la caviamo più. Hai ragione. Ora andiamo a dormire, domani sarà una giornata impegnativa.